Silex S.p.A. è nata nel 1967 e opera nel campo della costruzione di impianti di depurazione, acquedotti, fognature e nella progettazione stradale, autostradale e ferroviaria. Nel 1975 è stata trasformata in società per azioni. L'azienda ha sviluppato la propria capacità di soluzione delle problematiche del trattamento e depurazione dei residui reflui urbani ed in particolare dell'ossidazione biologica su film fisso del carico inquinante organico. L'evolversi del mercato, dei lavori pubblici e l'acquisizione di nuove esperienze specifiche hanno permesso di estendere l'attività della società verso nuove aree di attività, quali lavori ferroviari ed impiantistica generale civile. A seguito di mutate condizioni di mercato e conseguenti scelte strategiche di gruppo, a partire dalla fine del 2000, la società ha sensibilmente modificato la propria struttura organizzativa, introducendo varianti ai ruoli funzionali già definiti ed attuando un piano di ridimensionamento delle attività e delle unità lavorative aziendali. Alla fine del 2001 la società ha proceduto alla incorporazione delle seguenti società facendo capo alla medesima proprietà: SEC SRL, Selpro SRL e Bio Italia SPA. La Silex SPA opera quindi tramite la sua divisione progettazioni e studi Selpro nel campo dei servizi di ingegneria e studi di fattibilità, quali strade e autostrade, ferrovie metropolitane, edilizia pubblica e privata, strutture ed impianti, servizi per general contractor, gestori, concessionari. La Silex SPA Divisione Progettazioni e Studi Selpro è costituita da due sedi operative, a Torino e Roma. La struttura delle due sedi è tale da garantire l'elevata operatività di ciascuna sede, sia operando in sinergia sia operando singolarmente. Inoltre, al fine di garantire la completezza dei servizi che rispondono a tutti i bisogni dei diversi committenti, viene svolta un'attività di coordinamento di specialisti esterni. La società conta di un organico di 80 addetti, la cui formazione spazia nei diversi ambiti della progettazione: ingegneri progettazione generale, ingegneri infrastrutturisti, ingegneri strutturisti, ingegneri impiantisti, architetti, periti e geometri.